Ragazzi, che è? Com'è? Quella di Roma, quella di Napoli, le mettiamo qui da parte tutte e due belle insieme. È che mi dispiace anche mettere da parte. Io farei il video così con le due coppe in mano, però diventa un po' scomodo. Le mettiamo da parte, le mettiamo da parte almeno inizialmente, poi magari torneranno fuori per il video finale. Bella soddisfazione, ragazzi. Davvero una bella, gran bella soddisfazione. Spero che vi sia piaciuta questa finale di ritorno della YouTuber League. Noi ci siamo divertiti. Voglio ringraziare ovviamente Fede Marconi per l'organizzazione dell'evento, ma anche i ragazzi che hanno giocato la finale nel Napoli e che hanno organizzato la finale a Napoli, a Scampia, perché è stata veramente una cornice clamorosa. Io non avevo mai giocato con così tanto pubblico davanti. Quindi è stato meraviglioso. Devo dire la verità, ero un po' preoccupato anche forse dall'idea che potesse spaventarci quel pubblico lì. Appena sono entrato sul campo con la maglia della Juve, questo muro di fischi, di maglie azzurre e di nemici sportivi dall'altra parte, mi sono caricato in una maniera allucinante e dentro di me mi sono proprio detto: no, stasera non si perde per niente al mondo. E così è stato. E quindi pagelle della YouTuber League, di questo ritorno YouTuber League. Avevo già fatto anche quelle d'andata, erano andate molto bene, vi ringrazio, vi sono piaciute e quindi ripropongo in attesa della finalissima. Perché? Perché abbiamo vinto il campionato d'andata, abbiamo vinto il campionato di ritorno, ma da regolamento, forse perché non era previsto che ci fosse poi una squadra in grado di vincere entrambi i gironi, quello d'andata e quello di ritorno, c'era la volontà di fare anche una finalissima che giocheremo contro la Lazio, perché è la squadra che ha raccolto più punti all'interno di queste partite. Noi ragazzi abbiamo fatto sei partite, le abbiamo vinte tutte, alcune ai calci di rigore, quella con l'Inter all'andata e quella con la Lazio in finale sempre all'andata, e poi invece nel ritorno abbiamo migliorato ulteriormente quello score e abbiamo vinto 5-4 col Milan, 8-4 con l'Inter e 6-4 con il Napoli. C'è la partita di ritorno che è online sul canale di Federico Marconi proprio da ieri sera, e insomma, vi invito ad andarvela a vedere, anche se siete qua, immagino che ve la siate già vista. Voglio partire da Fene, che conferma il suo 9 in pagella, che avevamo visto anche all'andata. Fene, tra l'altro, si è tolto pure la soddisfazione di segnare un calcio di rigore contro il Milan in questo girone di ritorno. È stato determinante. Non c'è stato bisogno di Fene come c'era stato all'andata per parare dei rigori, quindi con l'Inter e con la Lazio. Dà sempre una sicurezza incredibile. Poi parla tanto. Adesso vi do anche forse un'indicazione che va contro di noi, però ve la voglio dire perché è qualcosa di positivo, secondo me. Siamo una squadra che ha tanto ritmo, siamo una squadra che difficilmente riesce a gestire il possesso della palla, a gestire i momenti della partita. Siamo una squadra prettamente offensiva che vuole sempre andare all'attacco perché sa di poter fare gol in un qualsiasi momento. E Fene è indispensabile in questo, perché lui, che è il portiere e vede tutto da dietro, cerca sempre di aumentare i ritmi, di accelerare i ritmi da dietro, con le mani, con il lancio lungo, a guadagnare metri. Riesce sempre a trovare anche una condizione positiva per questa cosa qua, e quindi davvero complimentoni a Fene, perché è molto molto importante avere un portiere come lui, anche da questo punto di vista, non solo per le parate, ma anche per lo sviluppo in velocità del gioco, dell'azione. E se siamo riusciti a fare 19 gol nelle tre partite di ritorno, credo che non sia solo un discorso legato alla fase offensiva, ma anche appunto questa volontà di cercare di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, perché noi abbiamo capito quelli che sono i nostri punti di forza, cerchiamo di minimizzare i nostri punti deboli. E tanta roba, bravi ragazzi, una squadra veramente tanto cuore. Come dicevo nel post su Instagram ieri sera, è un evento sportivo di YouTube, sì, banalmente sì, però noi ci stiamo mettendo dell'impegno e della volontà, perché ognuno di noi secondo me ha qualcosa da dimostrare e lo stiamo facendo nel migliore dei modi, giocando da squadra e vincendo da squadra. Voto 7 alla maschera. Ecco, quando dico cercare anche di superare un po' i nostri limiti, voglio ragionare un po' su quella che è stata la linea difensiva della Juventus in questo girone di ritorno, perché all'andata avevamo adattato un pochettino, poi nel girone di ritorno abbiamo cercato di dare un po' di idee di continuità di rendimento.
Fra, la prima volta che l'ho incontrato, mi ha detto: io ho sempre giocato in porta, mi piacerebbe giocare a centrocampo. L'abbiamo messo a giocare in difesa, ci aveva mai giocato. Chino sta giocando in difesa e anche lui è uno che non ci aveva mai giocato. Lello era un difensore, sì, ma era fermo da tantissimi anni. Nico dei Footwork l'abbiamo impiegato in difesa, ma anche lui è un giocatore che gioca sul centrocampo. Io mi sono reinventato difensore in questa avventura della YouTuber League. Ma ho sempre giocato punta, quindi immaginatevi Fra che dalla porta passa alla difesa o io che da centravanti passo a giocare difensore. Cioè, sono cose difficili, eppure si fanno per la squadra e sono tanti concetti che devi cercare di mettere insieme. Fra ha tutto, perché avessi la sua fisicità, anche la sua forza fisica, la sua velocità anche, perché un giocatore veloce è capitato anche in occasione della finale che gli ho chiesto di scambiarci perché c'era da tenere Di Mauro. Io sono certo di non poter tenere un giocatore così brevilineo, invece lui sì, perché ha qualcosina in più da quel punto di vista. Io me la devo giocare un po' di più sull'esperienza, sul fisico e anche sulla lettura. Quindi Fra ha fatto un miglioramento, secondo me, evidente, dalla prima volta che l'ho visto giocare con l'Inter fino alla finale di Napoli, e si porta a casa un bel 7, e si porta a casa quel 7 anche perché secondo me non è facile rimettersi in gioco cercando di cancellare quello che si è sempre fatto e dedicandosi a una nuova seconda vita, anche se all'interno di un campionato sul web che non deve avere nessuna ovviamente pretesa dal punto di vista della volontà di arrivare lì, però ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo perché se dedichiamo questo tempo, ci facciamo i chilometri, andiamo a giocare a questi eventi perché ci crediamo e vogliamo dimostrare tanto. E ci manca una sola partita e cercheremo di metterci tutto noi stessi. 8,7,5 a Lello che salta la partita con l'Inter. Si fa soltanto due partite in questo girone di ritorno perché era via, non riusciva ad essere presente. Ma lì dietro è il nostro Chiellini, il nostro Bremer. Vedetela come volete. Ovviamente ci sono dei momenti in cui facciamo fatica, ci sono dei momenti in cui ci spegniamo anche in finale. Lui lo sa bene perché è stato poi anche il primo. Lello è sempre molto umile a dire: quel momento lì mi è volato via, non ci ho capito niente. Ma è normalissimo, ripeto, ragazzi. La nostra linea difensiva è stata adattata completamente. Infatti, siamo comunque una squadra che subisce. Abbiamo subito 12 gol nel girone di ritorno, 4 gol a partita. Il 4 è un numero strano perché, bene o male, subiamo sempre 4 gol a partita. Però credo che Lello ci metta sempre tanto del suo. Lui parla di suoi limiti evidenti. Io parlo di età perché io, Lello e Pippo siamo gli unici tre over 30 e fare un campionato del genere con dei ritmi ai quali non siamo più abituati anche per motivi anagrafici, con dei ragazzi invece di 20 anni che sono nel pieno della loro energia e corrono, vanno qui e là. Ragazzi, io non sono sicuramente in forma. Lello l'ha sempre detto anche lui, Pippo è sempre acciaccato. Vi giuro che anche da quel punto di vista lì è qualcosa di difficile, ma ci proviamo, ci mettiamo del nostro. Chino ci mette anche lui sempre del suo, ha fatto un'ottima prestazione con Milan e Inter e Napoli. Ormai è diventato una sicurezza. Anche lui si è calato nella parte, si è ritagliato quello spazio. È uno che parla poco ma fa tanto. Difficilmente lo senti parlare in campo, concentrato a fare il suo. Se ce ne fossero come Chino, sarebbe un mondo perfetto. E quindi tanta roba, amico mio. Bravo, complimenti per aver contribuito anche te a formare questo gruppo, perché ripeto, sì, le qualità tecniche, abbiamo 3-4 giocatori veramente forti. Io penso a Fene, penso a Fratino, penso a Luca, penso a Pippo, sono giocatori veramente forti. Però se si è riusciti a creare questo gruppo è merito di tutti, cioè veramente di tutti, anche di quelli che poi nel girone di ritorno non hanno giocato e hanno giocato l'andata. Penso a Michele degli autogol, penso a Nicolas dei Footwork, penso a Tatino che ci ha abbandonato durante la finale. Mister, ma come si fa? Però siamo stati tutti importanti. Penso anche a Dani che c'era presente durante la finale di Roma. Bravi, bravi tutti, bravi ragazzi. 7 e mezzo a Nico. La partita con l'Inter me la porto dietro perché in quella partita Nico, secondo me, è stato migliore in campo in assoluto. Addirittura si è messo al centro della difesa per un bel periodo di tempo proprio perché era assente Lello, non era presente. E quando vi dico mettersi in gioco, rimettersi a disposizione,
sono queste cose qui. Nico è un giocatore sicuramente molto molto forte, in quella partita ha fatto anche un gol, ma al di là del gol ci ha messo tanto tanto carisma, è una persona che non conoscevo e sono veramente contento di aver stretto questa amicizia, perché è un ragazzo davvero d'oro. Bravo Nico, un abbraccio e grazie mille per aver anche voi festeggiato insieme a me sul campo, dato che non c'era più nessuno, eravamo andati tutti dentro a fare la doccia, dopo siamo usciti con la coppa a fare un paio di foto, e credo che sia anche un bel ricordo quello lì. Voto 7 a Matte. Adesso vi racconto un aneddoto. Durante la finale ho detto: Matte, preparati che adesso entriamo io e te, ci mettiamo qui e lì, e ci mettevamo dietro in difesa per dare anche un po' di respiro ai ragazzi che avevano difficoltà, comunque, perché tenere quei ritmi lì e quei giocatori lì come possono essere Di Mauro, Crispo, Matthew, non è facile, non è facile, ed è giusto anche cercare di dare questi cambi per rifiatare, per rientrare concentrati. E gli ho detto: Matte, andiamo lì. E lui mi ha detto: ma in difesa? Gli ho detto: sì sì, assolutamente in difesa. Lui c'ha una fisicità, visto il fisico di Matteo, lo dico sempre, andrei in giro nudo, purtroppo madre natura non mi ha fatto questo regalo. E Matte è un giocatore che se si mette lì è un bel giocatore. Stiamo parlando di un ragazzo che, quando l'ho conosciuto a Roma, mi ha detto: qualche mese che non gioco. Eppure pure si vede che ha giocato a pallone quando era ragazzino. Anche qua, beato te, io purtroppo questa fortuna non ce l'ho avuta, ho iniziato a giocare a calcio a 15 anni praticamente, mi sono saltato tutte le giovanili ed è stato un altro importantissimo per questo percorso, si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol, quindi direi che tanta 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 roba. Voto 8 e mezza Pippo. Anche qua un altro aneddoto, mi piace parlare di queste cose. Prima dell'inizio della finale gli ho detto: a Roma sei stato il mio MVP e voglio che tu possa risolvermi anche questa finale. Non è stato appariscente come a Roma, però credo che Pippo sia migliorato tanto da questo punto di vista. Le prime volte che ho parlato con lui era uno che ti dava anche l'impressione, no, di dire io piuttosto che noi. Ha capito, è stato probabilmente il primo a capire che per rendere al meglio, anche dato appunto queste difficoltà fisiche, doveva cercare di mettersi a disposizione, e credo che abbia completato un percorso con la finale di Napoli di miglioramento passo dopo passo. Si è messo a completa disposizione, ha capito che aveva dei limiti fisici, ha capito che aveva dei problemi fisici. Per darvi un'idea, Fene entra in campo e si fascia un polso perché c'ha male alla mano e al polso. Fratino c'aveva un piede così perché gli era entrato Ortelli all'Allianz Stadium e c'aveva una microfrattura. Luca e Pippega avevano una caviglia gonfia così perché si erano fatti male e non erano al 100%. Pippo c'ha oltre 30 anni, come dicevo prima, e abbiamo capito tutti, abbiamo capito quello che possiamo dare, come lo possiamo dare. Pippo è un altro di quelli ragazzi che ha sempre giocato davanti, anche Pippo è un centravanti, e ha praticamente fatto il tutto campista in queste partite, perché uno che comunque il piede ce l'ha, capisce il gioco, e soprattutto nella finale, maggior ragione nella finale, ha fatto davvero quel passo definitivo di lasciare da parte l'io e mettere davanti il noi. È stato veramente meraviglioso, e quindi si porta a casa 8 e mezzo. Tra l'altro vado a memoria, ma credo che Pippo abbia segnato almeno un gol in ogni partita della YouTuber League. Giocatore di equilibrio pazzesco, ovviamente i ritmi sono quelli che sono, però la tecnica, il talento è tanta 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 roba, e anche quando c'è da stringere i denti li stringiamo tutti, e Pippo è un po' il leader da questo punto di vista. Bravo, bravo Pippo. Voto 10 a Fratino, gli do 10 perché in questo ritorno, in queste 3 partite del ritorno, è stato semplicemente meraviglioso. Ci è mancato la finale d'andata con la Lazio, ci è mancato tanto. Gli ho detto: se mi pacchi ancora per un'altra finale, non so, non rispondo delle mie azioni. Fratino è un ragazzo molto molto forte, Fratino sa giocare a calcio ragazzi, giocatore molto 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 determinante, è un giocatore efficace in zona gol, è un giocatore efficace quando non abbiamo la palla, è un giocatore instancabile perché ha dei polmoni incredibili. Dovrebbe mettere su qualche chiletto di muscolo perché è un po' fagilino, ma gliel'ho detto anche mentre faceva la doccia, dopo la partita gli ho detto: Andre, ma in questo momento sei in uno stato di forma impressionante. L'avevo notato già quando abbiamo giocato contro all'Allianz Stadium, e dove negli spazi grandi aveva mostrato veramente una forma fisica di alto livello. Quindi tanta 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 roba Andre, tanta 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 roba. E poi diciamo che questa finale
davvero targata Frattino, dove è stato lui l'MVP di questa finale, in attesa della finalissima, dove dovrai ovviamente dare ancora questo contributo. Un abbraccio. Voto 9 a Luca Campolunghi come il suo numero di maglia. Probabilmente ha sentito un pochettino questa finale di ritorno, eppure è lì. E una cosa gli ho detto prima della partita: non pensare assolutamente alla classifica cannonieri, perché se pensi alla classifica cannonieri andare in campo, perdi la classifica cannonieri e perdiamo pure la partita. E lui sa cosa mi ha risposto? Sapete cosa mi ha risposto? A me della classifica cannonieri me ne frega niente, voglio vincere la coppa. Ragazzo giovane Luca, ma un ragazzo intelligente anche lui. Con l'Inter si è messo a completa disposizione della squadra. La risolta lui, credo che tra gol e assist ne abbia fatti 7, qualcosa di allucinante. E comunque, anche se l'ha sentita un po' di più quella di Napoli, ha fatto 2 gol e se l'è portata a casa. E quindi bravo, e adesso hai una partita extra per cercare di coronare il tuo obiettivo personale, quindi superare Crispo, che è un altro giocatore meraviglioso, e portare a casa anche la terza coppa e dimostrare che siamo un bel gruppo. Il mio bomber, il mio numero 9. Li voglio bene, sono tutti ragazzi che ho imparato a conoscere quest'anno, non li conoscevo prima, però mi porto a casa veramente con Luca, con Fene, con Pippo, con Andre, con Nico, con Maschera, ragazzi che non avevo mai visto dal vivo, non avevo mai incontrato, e si è creato veramente un bel rapporto. Sono contento, a maggior ragione, di poter essere presente con questi ragazzi giovani qua, perché ovviamente il tempo passa anche per me, e far parte di un gruppo con dei ragazzi così vogliosi di giocare a pallone mi mette d'ottimo umore. E voto 7 a Luca Toselli. Sapete bene che sono abbastanza umile in queste cose. All'andata mi ero dato 5,5 per darvi un'idea. Credo di aver fatto un bel girone di ritorno per i presupposti che dicevo prima, e cioè quello di rimettersi in gioco, e soprattutto perché è stato molto difficile anche per me dal punto di vista fisico. La gara col Milan l'ho giocata veramente a bassissimi ritmi, perché dopo l'infortunio in finale, una lesione al retto femorale della gamba destra, sono tornato in campo e ho avuto un infortunio al retto femorale della gamba sinistra, quindi proprio muscolarmente, fisicamente ero completamente andato, e non è facile, non è per niente facile, soprattutto se giochi a livello amatoriale, cercare di recuperare, soprattutto se poi devi giocare in posizioni non tue, e non è stato facile. Eppure mi sono messo a disposizione dei ragazzi, gliel'ho detto chiaro e tondo, gli ho detto: ragazzi, io probabilmente qui in mezzo sono il più scarso a giocare a pallone, non posso garantirvi gol, non posso garantirvi assist, posso garantirvi cuore e fisicità. E credo di aver fatto tutte e tre le partite sotto questo punto di vista, sopra questa falsa riga, e di aver aggiunto sempre qualcosina partita dopo partita. Col Milan sono arrivato che non stavo bene, e l'avevo detto ai ragazzi, giocherò il meno possibile proprio per questo motivo qua. Con l'Inter le gambe hanno iniziato a girare un po' di più, e credo di aver fatto una buona partita dal punto di vista difensivo. Col Napoli il primo tempo ho fatto molta fatica, tra l'altro entro, il primo gol lo prendendo dal mio lato dopo veramente 2 minuti. Forse ero anche un pochettino stordito da quella che era l'atmosfera, ed entrare a partita in corso non è mai facile, ovviamente. Però credo di aver fatto un buonissimo secondo tempo. Nel secondo tempo ho aumentato i giri del motore, proprio a livello mentale, ripeto, con i piedi io arrivo lì, con i piedi arrivo lì. E nel secondo tempo invece credo di aver fatto una buona prestazione e di aver dato una grande mano dietro a Chino e Lello, che ne avevano bisogno. E quindi tutto sommato credo di potermi meritare questo 7 in pagella per il girone di ritorno, proprio perché sono messo in punta di piedi. Da parte mia non c'è mai stato l'io, perché non sono mai stato bravo a giocare a calcio come magari poteva essere la storia di Pippo. Io sono sempre stato uno che si mette a disposizione della squadra e prova a fare il suo, e farlo in difesa senza aver mai giocato in difesa credo che sia stato molto complicato, ma sono soddisfatto di quello che sono riuscito poi a mettere dentro questa squadra, non solo nello spogliatoio, perché veramente a me piace anche il fatto che parliamo tutti nello spogliatoio, abbiamo tutti il nostro punto di vista, cerchiamo di condividerlo, ma sono contento di averci messo anche quel minimo indispensabile sul campo, sapendo che questo potevo dare e questo ho dato. Quindi a differenza del mood che avevo al termine della finale d'andata con la Lazio, dove mi sentivo anche forse un pesce fuor d'acqua, perché avevo paura di non poter dare quello che volevo a questa squadra, sono molto più contento e sereno invece
al termine di questo girone di ritorno, anche consapevole del fatto che fisicamente sto tornando a posto, negli ultimi mesi ho perso 3-4 kg, quindi mi sento anche meglio proprio con me stesso, dalla partita con l'Inter, quella col Napoli, tra l'altro, che deve aver dato la più grande mazzata dal punto di vista della pancia. Siamo soltanto all'inizio, ovviamente aspettiamo la partita di ritorno con la Lazio, sto continuando a fare il mio percorso tra palestra e corsa, e quindi niente, appuntamento a quella partita lì. Io, ragazzi, non posso fare altro che concludere il video con queste, con le bimbe, in attesa della terza, sperando che possa arrivare. Devo dire la verità, secondo me noi siamo i vincitori morali ed effettivi di questo torneo, perché abbiamo vinto le due finali. Ovviamente, arrivati a questo punto, voglio vincere anche la terza, perché da regolamento Fede aveva inserito questa cosa. Però abbiamo dato, se non tutto, veramente tanto. E quindi sono fiero e orgoglioso di voi. Un abbraccio, vi voglio bene, ragazzi.